È arrivato il triplice fischio finale, Franco Zappacosta, c'era tanta speranza per questo recupero, invece si chiude con una delusione. Si chiude con una pietra tombale sulle ambizioni del Chieti, purtroppo quella interruzione del 7 gennaio è stato un evento gravido di nefaste conseguenze per il Chieti. Oggi la squadra non c'era assolutamente. Tra l'altro è iniziata come era iniziata quella del 7 gennaio, con la grande aggressività di questa squadra ascolana che ha subito occupato il campo con grande piglio, con consapevolezza anche, ha mostrato un'ottima condizione atletica ed ha vinto, anche se sul risultato ci sono le ombre di quei due gol annullati. Adesso non sappiamo bene se gli estremi per l'annullamento ci fossero. Fatto sta che il Chieti ha subito una pesantissima sconfitta e probabilmente dice addio ad ogni sogno e ad ogni ambizione. Franco, dall'altro la tua esperienza, mi fai un titolo dopo questa partita, che titolo faresti? Il Chieti peggiore della stagione. Grazie Franco. Raul, diceva Franco, il Chieti peggiore dell'anno. Eh sì, questa è la seconda prestazione peggiore dell'anno. Un amico mio avrebbe detto a Roma, avrebbe detto che scoppola. Dispiace tantissimo, ma io credo che come ogni cambiamento di gioco ci sono delle difficoltà. Ho visto praticamente un Chieti a due facce, purtroppo. Un primo tempo diciamo sottotono, il secondo tempo hanno un po' reagito. Io sinceramente, se devo dire la mia, avrei messo una formazione di quella dell'Aquila, come schierata all'Aquila, e avrei diciamo vinto la partita, penso, perché questo è quello che ci voleva. Sperimentare adesso in questa fase qua, dove il Chieti praticamente ha bisogno di recuperare, secondo me non serviva. Grazie, grazie Raul. Sì, d'altronde i fischi che hanno accompagnato la squadra testimoniano questo. Sì, il popolo teatino ci teneva tantissimo, ci tiene tantissimo. Dispiace praticamente vedere comunque un recupero, ma soprattutto perdere con l'Atletico Ascoli, che comunque domenica ha perso con Termoli in casa 2-1. E addirittura ha rischiato anche di perdere abbondantemente, quindi è una prestazione che non ci aspettavamo. Eravamo tutti entusiasti di questo mercoledì di recupero e di vedere vincere la partita, ma dispiace purtroppo. Sì, una grandissima delusione. Commentare questa partita mi resta onestamente difficile. 90 minuti, anzi meno di 90 minuti, non abbiamo fatto un tiro in porta. L'Ascoli nel primo tempo ha meritato il 2-0, ci sono stati questi due episodi dei gol annullati dalla tribuna. Io onestamente non posso giudicare, se l'arbitro e il guardiano hanno detto che è fuori gioco, sarà fuori gioco, però resta il fatto, una partita strana, brutta, un Chieti bruttissimo che non ricordavo da tantissimo tempo. Sì, nell'atteggiamento della squadra, dal punto di vista anche tattico, ha un po' sorpreso. Iezzo un po' troppo ha rinunciato praticamente al centrocampo inizialmente. Ma infatti hai ragione, abbiamo sofferto tantissimo al centrocampo. È vero che tutti quanti adesso ardemani, però se le palle non arrivano avanti a un centravanti, anche domenica scorsa all'Aquila la stessa cosa, Falla non ha visto un pallone, la colpa non può essere solo del centravanti. C'è un problema di fondo che la squadra deve risolvere. Vince e si perde il centrocampo. Si vince e si perde il centrocampo. Se guardiamo la vecchia Juve, il vecchio Milan, le squadre che hanno vinto Scudetti e Coppa dei Campioni avevano dei centrocampi favolosi. Questa è la verità. Sì, tanta delusione, perché comunque oggi bisognava vincere, vincendo oggi e domenica chiaramente ti riavvicinavi alla posizione che più ti era consona. Purtroppo oggi, perdendo, le cose si fanno sempre più difficili. Il primo gol che ci hanno annullato, probabilmente fuori gioco c'era. Sul secondo ho molti dubbi, secondo me ha visto male il segnalinee, per me era gol, almeno il secondo. Poi magari la partita te la potevi anche riuscire negli ultimi minuti a giocartela, è andata così. Meno 9 dal campo basso adesso? Meno 9 dal campo basso diventa molto molto difficile.
E niente, a questo punto devi cercare di vincere e sperare che il campo basso faccia qualche passo falso. Ma deluso. Più deluso o più arrabbiato? Ma arrabbiato no, deluso, perché questa doveva essere forse la partita, l'ultimo appello per vedere un attimino di dare un senso a questo campionato, che a questo punto, dopo questo risultato, penso che si ambiva a ben altro. Era una partita per recuperare un attimino magari anche a livello mentale e crederci fino in fondo. Le scelte di Ezzo? Ezzo, mi dispiace dirlo, ma con le sue scelte secondo me già la partita era già compromessa dalla sospensione dei 20 minuti scorsi. I 70 minuti di oggi dovevano anzi denotare maggior aggressività e voglia di vincere, cosa che non c'è stata per nulla. Merito comunque l'Atletico Ascoli. C'è anche Tiziano Lauducci oggi all'Angelini, tanta delusione tra i tifosi, il Chieti, te l'aspettavi così? No, assolutamente no, mi aspettavo una bella reazione sotto il punto di vista agonistico, ma anche quello che maggiormente mi ha deluso è che è stata una squadra quasi rinunciataria per l'intero arco della partita contro un avversario tutto sommato secondo me buono, modesto, ma niente di che, insomma. Non aver fatto almeno un tiro degno di nota, se non qualche cosa così in modo sporadico, sicuramente fa pensare e soprattutto riflettere nel proseguo del campionato, che attualmente si fa veramente dura perché la concorrenza è tanta, Tiziano. Certo, molti hanno contestato un po' le scelte di Ezzo, anche inizialmente, rinunciato un po' al centrocampo. Sì, sono d'accordissimo e non mi spiego anche il perché. Dopo la buona prova di Aquila sicuramente poteva anche cambiare formazione e lo doveva assolutamente. Io ho visto un Fall magari più determinato, più cazzuto come si vuol dire, meglio sicuramente di Ardemagni, che sinceramente un giocatore. Sì, però i palloni in area non sono arrivati. Sì, non sono arrivati, però quei pochi che arrivano, Tiziano, bisogna anche sfruttarli nel miglior modo possibile. Lui è un giocatore un po' abulico, un po' che gioca su. Da ex centrocampista, anche bravino che eri, mi insegni che a centrocampo si vince. Che... Sì, il cuore pulsante. E qui manca. E qua manca il cuore pulsante, il centrocampo. Se non c'è nessuno che sappia mettere, come si vuol dire, quel pallone bello, pulito, che sappia verticalizzare, è la fine. Centrocampo inesistente. Poi ho visto molta confusione e degli errori individuali pazzeschi. Ok, Tiziano. Grazie. Ciao.